Vai. Vai, vai. Siamo tornati all'arena qui per assegnare il premio di difensore del campo dopo la partita Giappone-Uganda. Ovviamente anche una volta lo assegniamo a uno della squadra che ha vinto, però non potevamo fare altrimenti perché la leggenda del calcio chievigiano, il nostro protagonista, prima di tutto si è presentato al campo con dei calciatori del Paris Saint-Germain che non sono mai stati in dotazione alla squadra francese. A parte quello, vogliamo chiedergli le sue impressioni a caldo dopo questa pessima prestazione. È la prima partita del Marcascapo. La prima partita ovviamente mi devo un po' ambientare sia il campo che gli avversari, subito il fiato sul collo un po', mi ha dato fastidio questa cosa, però prometto un futuro di scintille e di portare la mia squadra in finale. Pensa di battere i record negativi di Ciro Folini oppure... Sulle espulsioni no, sugli interventi magari si può fare. È una buona prospettiva. Sì, 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 direi proprio di sì. Insomma, l'assenza di Vergnani come al solito non si è fatta sentire perché la squadra vince anche senza di lui. Certo, certo, poi ci ho pensato io a far male, a far male per lui. Bene, bene, noi... Ciampa sempre più idolo delle folle e vi salutiamo. Sì, e vi ringrazio. Poi, a presto.